Ciao ragazzi, allora, oggi facciamo insieme la recensione del Ambitful AL16 che gentilmente la Ambitful mi ha mandato e voi direte: ma cos'è sto affare gigante? Adesso vediamo di capirlo insieme. Allora, l'Ambitful AL16 è un proiettore, ok? È una roba fighissima. I proiettori sono veramente delle robe fighissime perché vi permettono di andare su un livello superiore per quanto riguarda la creazione della luce, perché potete fare luci veramente con delle forme, con delle robe pazzesche, ma lo vedremo dopo insieme. Allora, prima di tutto vediamo come è fatto. Allora, è un bel metallo, è un prodotto ben fatto, infatti comunque il costo non è proprio terra a terra, dopo lo vedremo insieme, ma comunque è un prodotto ben fatto. Allora, il mio ha l'attacco Bowens, perché giustamente io ho tutti gli adattatori, tipo questo che vedete qua, che è il, vedete, c'è il Godox AD300 Pro con l'adattatore, la staffa davanti, che ha l'attacco Bowens, ma potete mettere tranquillamente tutti i vari tipi di attacchi, c'è il Profoto, l'Helinchrome, eccetera. A questo punto all'interno, come vedete, c'è una lente, qua davanti c'è un buco che, come vedete, dopo, cioè adesso lo vedete, ma dopo lo utilizzeremo, e poi qua davanti c'è un obiettivo, ok? Vediamo se mi si vede al contrario, wow, così, sì, una roba del genere, ok? C'è un obiettivo che a vedere così è un 35-50 mm, una roba del genere, ok? L'obiettivo a cosa serve? Serve per questa roba qua, serve per mettere a fuoco la forma che stiamo proiettando, d'accordo? Qua l'obiettivo non è intercambiabile, è questo. Ci sono alcuni modelli, non questo della Ambitful, ma altri, che potete cambiare l'obiettivo, quindi potete decidere effettivamente quanto deve andare lungo, quanto deve andare non lungo, ok? Detto questo, come funziona? Allora, praticamente si attacca il tutto a ovviamente ad un attacco Bowens nel mio caso, facendo attenzione ad una piccola cosa. Allora, come vedete, praticamente qua davanti ci sono tre viti, ok? Queste tre viti è importante, a mio parere, anche se in realtà poi la roba si incastra, però è importante che lo spazio dove non c'è la vite stia verso l'alto, almeno io mi trovo meglio così. Poi si può anche mettere laterale e inserire poi la forma lateralmente, però io gradisco il fatto che la gravità lavori a mio favore, che quindi non si muova perché c'è la gravità che mi tiene anche giù le cose. Comunque sia, cosa si fa? Si incastra a questo punto, sì, è verso l'alto, così, e voilà, ok? Bene, il primo passo è fatto. A questo punto, cosa si fa? Si mettono in mezzo delle forme. Allora, per prima cosa c'è questo anello in cui praticamente qua potete inserire delle forme prestampate che vi mandano, sono queste forme, mettiamo l'anello lì, ok? Come vedete sono tornato a mettere le robe per terra, sono queste forme stampate penso su alluminio, a vedere così, un materiale del genere, tra cui ce n'è una che avevo detto che era interessante, che è esattamente tipo quella che ho utilizzato nella foto con Linda utilizzando lo Spiffy Gear Light Blaster, ecco. Questo è una specie di light blaster all'ennesima potenza, perché vi permette di fare più cose, perché vi permette di essere utilizzato sia con gli speed light che con i flash da studio. Mentre il light blaster va solo con gli speed light, questo qua vi permette di utilizzare il flash da studio ma volendo anche lo speed light. E con il flash da studio, come sapete, come anche la D300 Pro, c'è la luce di modellazione, e la luce di modellazione ci permette di capire esattamente dove vanno a finire le luci e le ombre. Detto questo, quindi vi mandano un bel po' di forme, non so se si vedranno mai, non lo so, c'è anche questa che trovo molto molto carina, ok? Con i forellini così da proiettare, queste, insomma, la classica, la finestra, insomma, le hanno fatte interessanti, cioè sfruttabili, perché il problema di quando si usano le cose con le forme è che a volte vi mandano delle forme veramente poco poco sfruttabili, mentre invece qua devo dire che in generale la qualità delle forme che vi mandano già prestampate su alluminio è buona. Oggi quale utilizziamo per fare l'esperimento? Ma potremmo, proviamo questa, quella con la stellina, ok? È una specie di stellina fatta così. Allora, cosa si fa in poche parole? Si prende questo, si pianta molto facilmente. Adesso io faccio poco facilmente perché sto nel frattempo sto registrando il video, come vedete
grande location, sono nello studio di qua di fronte c'è il Mac, sono tutto chiuso, però il 15 mm aiuta a far sembrare che la stanza sia gigante. Detto ciò, comunque, infilo qua la forma e voilà. Ok? Niente di più, niente di meno. Mi si vede anche attraverso. Allora, a questo punto, oltre a questa, tra l'altro, in questo set con le forme vi vengono anche mandati dei gel colorati tondi, che a rigore sono esattamente della dimensione della lente frontale. Quindi cosa vuol dire? Che potete metterli di fronte. Probabilmente se lo comprate non vi arriva quello dalla casa madre in test, magari ci arriva anche l'adattatore per metterlo. A me hanno mandato i filtri, i gel colorati, ma non il coso per ancorarlo lì. È semplicemente un anello da 49 mm, il classico fotografico, però non ce l'ho da quella misura lì, quindi non posso attaccare quei filtri se non con lo scotch. Ma se non volete utilizzare quei filtri colorati lì, quei gel lì, si possono, visto che è solo un 49 mm, si possono utilizzare tranquillamente anche gel tipo quelli della ROG. Per intenderci, ad esempio, quelli ROG tondi vanno assolutamente benissimo e li attacchiamo con lo scotch, con quello che volete, ok? Tanto lì non penso che le temperature diventino folli, che lo scotch quindi comincia a lasciare residui, eccetera. Va bene? A questo punto, questo affare qua si prende e si mette qua. Allora, all'inizio, e adesso lo stacco così ve lo faccio vedere cosa intendo, all'inizio io non capivo una cosa. Allora, dicevo, ma sì, io lo faccio andare lì, però vedete, oscilla sempre. Cioè, più che altro non mi sta proprio dritto, mi sta un po' in così. Risultato, la forma proiettata non era mai perfettamente tutta a fuoco, era un po' a fuoco, un po' meno. Perché, giustamente, cioè, boh. Alla fine ho capito che funziona così. Come vedete qua, anzi, se la R riesce a inquadrare questo, ok, come vedete c'è un piccolo spazio, qua così, all'interno del quale, ora al contrario, senza vederlo fisicamente è dura, all'interno del quale si può alloggiare questo. Solo che io non avevo un po' paura a lasciarlo così, no? Cioè ad andare oltre. Poi a un certo punto ho preso coraggio, ho capito che bastava fare, zac, spingerlo giù, e a quel punto è bello fisso, fermo, e viene bloccato anche dall'ultimo spiraglio lì sotto, quindi dall'ultimo spazietto lì sotto. Quindi è fermato, la cosa è esattamente fermata dai tre spazietti, ok? Quindi detto questo, ora chiaramente si fa quando l'affare è già attaccato al flash, si fa così, però adesso l'abbiamo fatto con questa maniera qua. Questo è il primo adattatore, che è quello, diciamo, standard, ma dopo, adesso vediamo come funziona, ma dopo ne vedremo uno che secondo me è spettacolare, quindi rimanete sintonizzati perché quello dopo secondo me è veramente veramente figo. Per vedere cosa fa, allora, per prima cosa accendo questa lucina che vada a illuminare un pelo lì senza andare a illuminare tutta la stanza, perché adesso cosa succede? Accenderò la luce di modellazione per farvi vedere cosa succede sul muro, però se lascio tutte queste luci accese non si vedrà assolutamente nulla. Quindi spegnerò questa, ok? Come vedete sono un uomo nell'ombra, una roba del genere, e accendo qua la luce di modellazione sulla D300 Pro, ok? Se ho fatto i conti bene prima, dovrebbe vedersi esattamente quello che sto proiettando a muro. Detto questo, allora, io qua davanti, non so se si vedrà mai, comunque qua, vado a ruotare la rotella, quindi è un classico, è un obiettivo, quindi c'è la messa a fuoco manuale, fino a che ottengo la messa a fuoco che voglio, che potrebbe essere, come in questo caso, con una messa a fuoco perfetta, quindi esattamente a fuoco, come posso anche dire no, lo voglio un po' sfocato perché non deve essere così importante la luce prodotta, deve essere una roba un po' più, ora con questa forma secondo me è più utile metterla perfettamente a fuoco, una roba del genere, però non so se si vedrà mai nel video, spero di sì. Però con altre forme magari può essere interessante anche metterla un po' a fuoco, un po' meno, in maniera tale da proiettare, non lo so, quella dei cerchietti che abbiamo visto prima, potrebbe essere utile proiettarla con, tra l'altro mi metto qua così vedete anche l'oggettino, forse, perché non so quanto si riuscirà a vedere, dicevo, magari con quella dei pallini potrebbe anche essere utile andare a proiettare dei pallini sfocati, non esattamente perfettamente a fuoco, ok? Detto questo, riaccendiamo la luce generale, spegniamo la luce di modellazione qua, voilà, togliamo questa forma
E a questo punto, allora rispengo questa lucina qua, visto che la batteria poi dura poco. Oltre a questo che vi dicevo, c'è un altro coso che a me non hanno mandato, che però potrebbe essere carino, che praticamente ve lo spiego. Ah, qua è fatto come questo, ma ha una specie di asticella che permette di creare un cerchio di dimensioni variabili, quindi cerchio grande, cerchio piccolo, quindi quando proiettate potete ottenere dei cerchi estremamente piccoli come anche dei cerchi grandi, esattamente come questo, ok? E poi c'è quello che, come vi ho detto, è una figata, ok? E quello che è una figata è questo qua, quindi direte che cavolo è sto a fare. Questo qua è un affare veramente che vi cambia la vita, perché allora praticamente voi potete, avete delle specie di lame che potete muovere, ok, e creare la forma che volete. Allora, quando si utilizzano i proiettori bisogna sempre ricordare una cosa, cioè che il proiettore, come tutti i proiettori, lavora al contrario. Quindi se io poi voglio cambiare la parte sopra e sotto, ovviamente devo andare sotto e sopra, perché giustamente la luce viene proiettata al contrario. Quindi se voglio fare a destra sarà a sinistra, se voglio fare sotto sarà sopra, e avanti così. E come vedete, cioè con questi posso fare veramente delle lame di luce inclinate quanto voglio e larghe quanto voglio, che è una roba veramente, secondo me, spettacolare, ok? Al più vi fa questa forma qua, ma potete giocarci e fare, che ne so, una forma tipo triangolare, una roba del genere, ok? Proiettare una forma del genere, oppure potete fare una lama estremamente fine. Adesso andiamo a provarla. E insomma, si comporta così. Tra l'altro, da questo lato qua, come vedete, ha come prima questi gancetti qua, questi attacchi qua. Quindi, volendo, si possono inserire al suo interno le forme che abbiamo visto prima. Quindi noi possiamo andare a mettere questa forma qua dentro. Adesso lo facciamo, anche se con questa forse ha poco senso, ma con altre potrebbe avere più senso, ok? Questa forma qua, e andare a limitarla e ottenere, che ne so, una roba del genere. Non so se si vedrà mai a video, ma la facciamo più larga così si vede, e quindi ottenere magari una cosa molto più piccola, una roba così. E a mio parere, cioè, questo porta l'espressione di quello che si può creare con la luce dura a livelli veramente inimmaginabili. Oppure potete metterci qua davanti di nuovo magari un filtro colorato, se non lo volete mettere davanti alla lente lo potete mettere qua, una roba del genere. Allora, adesso lo chiudiamo così, lo andiamo a inserire dentro. Di nuovo spengo le luci, anzi prima accendo la lucina piccola, che così più o meno vedete quello che sto facendo. Accendo la luce di modellazione sulla D300, ok, e spengo la luce principale, questa qua. Questa, ok, perfetto. Ah, come vedete, tra l'altro, quando non avete niente, giustamente proietta un cerchio, ma come giusto che sia. Adesso infiliamo questo dentro, anche qua vediamo che si è incastrato giusto, sì, perfetto, e spingiamo bene. Come vedete non sta proiettando nulla, perché tutte le lame sono chiuse, però appena le apriamo, tac tac, questa e questa, ok, vedete, possiamo ottenere la forma che vogliamo. E quindi avete presente quella foto che ho fatto con Linda con la lama di luce? Allora lì c'era un problema, che la lama di luce è sempre quella, era, potevo allargarla e restringerla semplicemente con la messa a fuoco, ma quindi se la volevo estremamente netta ma larga, l'unica cosa che potevo fare era allontanare e avvicinare il flash. Invece in questo caso possiamo giocare direttamente sulla forma. Quindi adesso, ad esempio, ne facciamo una. Poiché muovo quello da sotto, come vedrete si muoverà quello dall'alto, ok? Una roba così. Poi l'altro, quello da sotto, quindi quello là, ok? Una roba così. E vedete, guardate che figata, non so se si vedrà mai in video, ma penso di sì, si vede, ottimo. Ok, mi metto là, così magari la mette anche a fuoco. Questa è una lama di luce perfettamente a fuoco. E di nuovo con l'obiettivo davanti posso andare a mettere o più o meno a fuoco, quindi farla sfocata oppure farla estremamente a fuoco, una roba del genere. E appunto poi posso creare una lama fatta così, oppure fare solo proprio una roba strettissima, spero si vedrà
in video, forse no, perché è troppo piccola, ma ho creato una luce grossa un centimetro, adesso la facciamo un pelo più grande, così si vedrà, che può essere finissima, come può essere anche molto larga, ok? Allora, adesso la faccio finissima, ok? E stacco, no, non riesco a staccare la R, non si vedrà mai. Ma se aspettate un attimo, prendo l'iPhone e provo a fare il video con quello, arrivo. Ok, sto anche facendo il video con l'iPhone, quindi vedete, con l'iPhone giustamente lui mette, tira sulla luminosità, non è costante. Ho qua il Godox di 300 con questo e come vedete ho una lama di luce, è estremamente piccola, è una figata fotonica poter creare delle luci così, ok? E ovviamente a quel punto poi posso fare anche, e so che si usa per foto di gioielli a livello un po' importante, cioè quando uno fa la foto di gioielli così, vabbè, per il negozio online magari non lo usano, però per alcune foto di gioiellerie particolarmente importanti ho visto da alcuni tutorial che utilizzano questi affari qua per fare cosa? Per andare a creare uno spot di luce estremamente compatto, molto piccolo, solo proprio magari su quel gioiello lì, su quel, adesso non si vedrà mai, ma di nuovo vi faccio vedere, registriamo con l'iPhone, questo è il coso lì, come vedete ho creato uno spot di luce estremamente estremamente piccolo, grosso come il mio dito, ma potrei ridurlo ancora di più, potrei ridurlo veramente a questa dimensione qua, guardate, questo è pazzesco, è grosso come l'unghia del mio dito. E quindi giustamente per alcuni anelli può essere interessante. Riaccendiamo tutto l'ambaradan, boom, ok? E spegniamo un attimo la luce di modellazione qua, se no fa rumore, solo per il rumore, non per altro, ok? E spegniamo questa, ok, perfetto. Quindi adesso vi faccio vedere un'ultima volta questo oggettino. Allora, chiaramente un po' si scalda, ma per forza di cose, perché ci entra dentro della luce e quindi la luce ha energia e fuori poi in qualche maniera la deve far fuori questa energia dentro, perché poi viene incanalata, tutto quello che volete, però scalda abbastanza, cioè non esageratamente, ma un pochino scalda, vedete, io comunque adesso lo tengo perfettamente, ok? Come vedete qua all'interno, non so se si vedrà mai, ma si vede esattamente quella forma, la lama che si apre e si chiude, ok? Che è una figata, vediamo di farla così, ok? Quindi abbiamo la lama che fa così. Ora, secondo me, questo strumentino, quindi il proiettore Ambitful L16 permette di fare robe pazzesche. Al prossimo giro vi faccio anche un set fotografico con questo, troverete dietro le tendine. Questa è solo la recensione, ok? Ma al prossimo giro vi faccio anche un dietro le tendine, ma ci devo pensare bene perché voglio fare qualcosa che sia figo, che sia interessante. Dicevo, la base che costa mi sembra 266 euro su Amazon, comunque trovate il link qua sotto, ma vedo spesso che l'Ambitful fa degli sconti anche tipo del 10-15%, quindi magari non è al 266 ma è a 240 oppure a 266 è il costo con tutti gli accessori, quindi compreso questo che secondo me è il più figo tra tutti gli accessori. E infatti gli ho detto, mi raccomando, va bene, mandatemi la L16, perché hanno detto ti mandiamo la L16 in prova, in test, per ci fai la recensione, benissimo, ma voglio questo, perché senza questo qua per fare la lama, sì, è un proiettore, è interessante, ma ovviamente andare a proiettare queste forme qua, già prestampate, è bello, ma non cambia tantissimo dal Light Blaster, se non che possiamo utilizzarlo con tutti i flash da studio anche, non solo con gli Speedlight, però con queste qua, ok, interessante, ma con quell'adattatore di prima, quello che vi permette di creare le lame, ma non solo le lame, anche degli spot piccolissimi di luce, come ho detto, viene usata anche per illuminare gli anelli, illuminare solo la pietra che c'è sull'anello, il diamantino. È chiaro che andare a illuminare solo la pietra che c'è su un diamante è un lavoro che è difficile, però se lo si fa a livello professionale sicuramente c'è gente che lo fa, non lo so, Carl Taylor, giusto per dirvi un nome, non so se lo conoscete, chi non lo conosce è un fotografo veramente esagerato che fa sia ritratto che still life, che oggetti in generale, quindi
è bravissimo, so che lui lo usa, l'ho visto in un video, dice ma cos'è sto a fare lì, poi guarda il proiettore solo per fare luce sulla punta di una nera, cioè una roba veramente di alto livello, bisogna essere pagati il giusto per fare un lavoro che comprenda questo per illuminare quello, ma se si vuole arrivare a certi livelli bisogna anche saperli usare. Quindi detto questo, trovate il link per acquistarlo sotto in descrizione se lo volete. Secondo me, se lo prendete, è fondamentale che ci sia assolutamente questo adattatore qua, perché è quello che vi permette di creare delle lame che, tra l'altro, non ve l'ho detto prima, ma possono essere inclinate come vogliamo, mentre invece, ad esempio, con la forma della lama di luce, con questa non è inclinata come vogliamo, questa è sempre dritta. Per inclinarla da una parte o dall'altra, bisogna cominciare a inclinare il flash vero e proprio, è un casino, mentre invece con quello là possiamo girarla con l'angolo che vogliamo, a differenza di questa, ok? Spero vi sia piaciuta, al presto, vi faccio vedere assolutamente una prova fatta con questo, qualche scatto che speriamo venga interessante. Ci vediamo alla prossima, ciao!